Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo annunciato, parliamo di Giacomo Casanova. Tanto si è scritto, tanto si è detto, ma non si finisce mai di conoscere questo personaggio. Per saperne di più, allora, abbiamo in collegamento per la prima volta Giuseppe Bignami, che è lettore, poeta e musicista. Buonasera, buonasera. Pronto? Buonasera signora. Ha Buonasera. Allora, ho detto bene, no? Lettore, poeta, musicista, giusto? detto la più santa verità. Ecco, benissimo. Allora, il libro dal titolo Casanova è Il mio tempo, le collezioni Bignami. Allora, in 40 anni lei che cosa ha collezionato? Siamo curiosi. Io sono geneticamente collezionista ed è bene dirlo perché non è che sia una cosa sola la mia passione. Io ho cominciato con la liuteria già nel 78, nel 74 mi sono letto un meraviglioso libro di Gervaso che mi ha indotto ad appassionarmi al personaggio di Casanova, leggendo tutto quello che potevo e poi collezionando. Poi, siccome sono di famiglia, geneticamente provata anche questa nei suoi interessi, ho messo insieme una meravigliosa collezione di mezzari. Ho molti, che sono gli scialli genovesi della fine del Settecento fino alla prima metà dell'Ottocento, 2,50 m per 2,50 m, con l'albero fiorato, eccetera, che le donne indossavano con grande fatica perché è pesante, grande, grandissimo, e acconciarlo sulla testa era una cosa da incubo, però altamente scenografica. In più, ho trovato il tempo, il modo e la necessità per la mia attività di musicista al Carlo Felice, dove ho frequentato per 30 anni come violoncellista, ho operato per 30 anni, anche violoncelli e archetti, vivendo delle avventure entusiasmanti, una delle quali racconto, e poi mi fermo, è la mancata vendita, il rifiuto di una vendita di un bellissimo archetto che avevo io, più bello di quelli che Rostropovich, grande, grandissimo, assoluto violoncellista della nostra epoca, aveva presso di sé, e mi ha chiesto subito: io comprare, io comprare, il bottiglio di vodka e io comprare. Ovviamente mi sono fermato lì. Ecco, allora, insomma, lei ha questa esperienza di tanti tanti anni. Insomma, Casanova, secondo lei, che personaggio è? Come lo possiamo rappresentare? E Casanova è un personaggio dalle moltissime facce. Bisogna tenere presente un fatto abbastanza curioso sul quale non si dà abbastanza peso ai giorni nostri. Noi oggi siamo tutti moderni, intendo dire quinta generazione nella quale mi trovo io di casanovismo, siamo tutti piuttosto propensi ad assolverlo dalle tante colpe dalle quali però nel suo coevo i suoi contemporanei non assolvevano per nulla. Quindi, personaggio assai discutibile per moltissimi versi, molto affascinante per tantissimi altri, dotato di una memoria prodigiosa, di una cultura notevolissima, anche se non professionale ovviamente, quindi lui vantava titoli anche in diritto e in diritto ecclesiastico e diritto Sì, ha civile, ma studiato giurisprudenza forse non li a aveva nemmeno conseguiti, diciamo Padova. così. Però insomma si vendeva molto bene e per questo poi con il grande fascino che esercitava, alto 1,90 m, scuro di capelli, scuro di occhi, con dentatura meravigliosa della quale andava fierissimo, esercitava sulle donne un fascino tale da averne poi collezionate un bel numero, diciamo pure dai 122 ho letto recentemente fino ai 250, oggi poco in confronto a quello che è lo standard dei viveur attuali. Ecco. Però, insomma, è stato anche un soggetto, una persona che ha affascinato i grandi. Pensiamo a Caterina II di Russia, a Federico il Grande, quindi è entrato nelle corti importanti, nelle corti europee, quindi aveva delle qualità, un fascino, una preparazione anche culturale. E si è laureato a Padova in giurisprudenza, quindi lo Sì, precisiamo. Quindi, dovrebbe, ma non ci sono le prove anche di questo. Brunelli Bonetti, mio nonno spirituale, ha fatto delle bellissime ricerche e non è arrivato però a trovare la conclusione perché mancano alcune pagine dei registri per cui non è tra i laureati. E non si può assolutamente scoprire questa realtà. Chissà per quale strano motivo le pagine mancano. E questo è un Sarà piano. stato un fuoricorso, dai, mettiamola così. Ma cominciando a 12-13 anni, possiamo immaginarci che con 13, 14, 15 anni poi avesse già terminato, una cosa un po' fuori del comune ai nostri giorni, ma a quel tempo è evidentemente possibile. Ma forse la sua irrequietezza, spregiudicatezza, l'impossibilità di stare in un solo luogo, perché lui ha girato parecchio, ha viaggiato moltissimo, forse viene anche da questa infanzia così tormentata, vissuto con la nonna, i genitori che si spostavano per motivi di lavoro, forse lo vediamo anche in questa ottica.
possiamo benissimo vederlo in questa ottica. Bisogna intanto sottolineare che lui avrebbe voluto avere una madre, la famosa Zanetta Farussi, sì, che era la Buranella anche per Goldoni, che ha scritto per lei una commedia, però in pratica non l'aveva la madre, ne ha sentito sempre la necessità, e su questo fatto ha battuto la testa, poveretto, per tutta la sua vita, affidato prima alla nonna, poi ai precettori, e poi affidandosi a se stesso e girando il mondo come un avventuriero vero e proprio. Tale è stato e è passato alla storia per alcune sue opere, per esempio La storia della fuga, che è importantissima, scritta nel 1788, e soprattutto per Le memorie, L'histoire de ma vie, in pratica, meditata dal 1790 al 98, anno in cui è morto, rivista centinaia di volte, è passata alla storia soltanto dal 1822 in avanti con l'edizione Brockhaus tedesca, che ne ha portato alla luce i fogli incredibili, 4.000 fogli, una cosa bellissima, oggi proprietà della Bibliothèque Nationale de France. È stato anche alchimista, agente segreto, filosofo, diplomatico, ma quanti ruoli ha svolto questo personaggio? Io direi che li ha svolti tutti, non credo che ce ne sia nemmeno uno, forse non ha fatto il gruista, ecco, perché la gru non c'era, però non avrà fatto nemmeno il falegname oppure i mestieri manuali, con tutto rispetto per tutti si intende, certo. In quello lui non credo che abbia lasciato segno, era anche lui abbastanza un bravo disegnatore, per dire, quindi sapeva farci, poi sapeva anche fare i duelli, era belligerante parecchio, ne ha sostenuti una dozzina, insomma, ha avuto una vita molto movimentata, ma soprattutto volta alla scrittura. Lui anelava di passare alla storia per le sue qualità di scrittore, però non diventò mai un professionista vero e proprio. No. Infatti, trovare i suoi libri oggi è un impegno disastroso, perché perlomeno Foscolo, che lo era, ne seminava da tutte le parti, ne editava continuamente, era riconosciuto come autore e quindi i suoi libri si trovano volendo. Se io avessi deciso di diventare un collezionista di Foscolo, mi sarei divertito forse di meno, perché avrei trovato di più, e questo in Casanova è un assoluto. Per quanto si cerchi, non si troverà mai tutto. Tanti ruoli, però non ha sfondato in nessuno, possiamo dire anche così. Possiamo anche dirlo, era anche un matematico notevole, ha cercato di spiegare la duplicazione del cubo in una maniera anche abbastanza convincente. Lui credeva di essere riuscito nell'intento, cosa che poi è stata dimostrata non vera con gli studi successivi e anche quelli dei suoi contemporanei, quindi le ha provate proprio tutte. Voleva anche essere fantascientifico per natura e ha inventato il romanzo in 5 parti che si chiama I Cosamberon, le 20 giornate in 5 libri nel 1788, spendendo somme da capogiro giro e anticipando Jules Verne, per esempio, in tantissime occasioni, Viaggio al centro della Terra, per dirne una, poi i gas benefici, e la penna stilografica, l'automobile, le ha anticipate tutte queste cose, quindi era una mente fertilissima. Certo, però il suo desiderio era la vita brillante, la vita da grande signore, ammirato, apprezzato, soprattutto da grandi donne, perché non ha mai frequentato tutti i personaggi, tutte donne di un certo ruolo, di un certo spessore. Sì, è vero anche questo, lui però non faceva calcoli, quando trovava una donna che fosse contenta di parlargli, e lui ascoltava tanto volentieri, questo è un fatto piuttosto unico, di solito quelli come lui partono in quarta, non lasciano dire una parola e finché non hanno ottenuto lo scopo non sono contenti, lui no, lui sapeva ascoltare, quindi belle, brutte, giovani, vecchie, tutto gli andava bene, e chiaramente con quelle di cultura, come per esempio l'Henriette di mai svelata memoria, cioè l'appartenenza sociale sicuramente notevole, e aveva anche degli scambi di cultura notevolissimi, quindi interessava, si divertiva, è stato anche ascoltato dalla Corilla Olimpica, per dire, famosa poetessa Arcade, eccetera eccetera, quindi insomma sapeva il fatto suo, non c'è ombra di dubbio, e anche con Voltaire, per dire, si era incantato sull'Ariosto raccontando la memoria interi brani, lasciando a tutti perplessi, perché era una cosa veramente non da tutti. Certo, quindi insomma un personaggio poliedrico, un personaggio da scoprire. Secondo lei, insomma, per lei qual è l'aspetto che più l'ha colpito? Guardi, io sono l'opposto di Casanova, diciamo la verità, perché lui per esempio ha detto alla fine: io ho vissuto come un filosofo e muoio come un cristiano. Se io guardo questa regola, da cattolico come sono, praticante, rido, perché veramente non aveva senso, quindi è tutto un modo suo di atteggiarsi, di volersi far credere quello che probabilmente non era, perché lui ha dichiarato da sempre e subito: io vivo
per il piacere, quindi per lui la gioia di vivere, tipica poi del secolo dei lumi, della seconda metà del Settecento, alla corte di Luigi XV, era una cosa fantastica. Dice Talleyrand, se ricordo bene, che chi non ha vissuto in quei periodi non sa e non saprà mai che cosa voleva dire, che cosa vuol dire la gioia di vivere. E lui lo sapeva proprio bene, come che lo sapeva, anche in cucina era fantastico, un divoratore oltretutto, non un gran bevitore, questo no, perché qualche volta gli è capitato anche quello, ma pochissime volte, insomma, quindi non era quello lo scopo, di tutto un po', ma tanto, perché era un continuo di cercare fonti e di essere felice, e di fare anche felice, perché ci è riuscito e come. Io per esempio sono rimasto felicissimo della sua non chiesta amicizia, e probabilmente mai a me sarebbe stata concessa una sua amicizia, tanto diversi siamo. Quindi ha toccato, insomma, vari settori, però insomma ha saputo un po' anche trattenersi. Venezia, la sua città, l'ha trattato bene, l'ha trattato male? L'ha trattato malissimo Venezia, siamo tutti sconcertati di questo. Non c'è una via che sia intitolata lui, c'è una targa che è stata messa da Piero Chiara su suo suggerimento in un luogo addirittura sbagliato, in Cale della Commenda e via di seguito. Quindi oggi abbiamo fatto studi molto particolari, ma ci rendiamo conto che Venezia è stata ferocissima nei suoi confronti, anche perché andava a scadere come potenza mondiale, possiamo dire, e nel 97 poi ha ceduto completamente le armi. Lui ha fatto tempo ad accorgersi di questo e non ha nemmeno espresso da Dux, dove si trovava un anno prima di morire, neanche espresso il suo malanimo, la sua tristezza, niente, proprio ha considerato finito quello che era stato il suo mondo, che non lo voleva cogliere, perché tra i nobili non aveva diritto di cittadinanza, anche se si reputava figlio adulterino o com'è extramatrimoniale di un Grimani, eccetera eccetera. Insomma, è stata una cosa, tutta la sua vita a Venezia è stata un correre di qua e di là, un vano tentativo di rimanere a galla da anziano, perché c'è stato dal 74 fino all'82, rientrando dopo essere fuggito dai piombi di Venezia nel 55 e di Palazzo Ducale, e quindi la prima parte della sua vita sì, l'ha vissuta lì, ma si è fatto conoscere come abbindolatore di anziani, di patrizi dai quali si faceva mantenere, come amante delle scienze occulte e via di seguito, sì. Proprio un furfante, diciamo così, tant'è vero che poi era seguito dai confidenti del Consiglio dei Dieci, e quindi era additato e andato in galera. Ecco, certo. Diciamo, la sua adesione alla massoneria l'ha pagata anche in questi termini? E probabilmente è stata per lui una grandissima fonte. A Lione nel 1750 diventò massone, molto giovane, perché aveva 25 anni tra l'altro, e evidentemente perché qualcuno si era potuto accorgere di lui, e lui aveva fatto accorgere di se stesso questo qualcuno. Insomma, ha approfittato di questo, si dice, si pensa, noi lo pensiamo tutti, per poter avere una ragione e una scusa per non stare mai fermo, perché non aveva più di 2 o 3 mesi la pazienza di resistere in un'abitazione, in una città, in un paese, in una nazione. È una cosa spaventosa, sì, la sua vita, che io poi ho anche scritto in un breve tratteggio molto carino, editata a Venezia poco prima del mio librone, è impressionante, uno non crede che sia nemmeno possibile vivere a quel modo. Oggi come oggi si può con i mezzi attuali, ma pensiamo poi che cosa doveva essere girare con la carrozza e cadendo, rovesciandosi la carrozza più volte. Io una bellissima lettera autografa inedita che parla del rovesciamento della carrozza, della perdita della parrucca dentro il fiume, di un grande graffio fatto alla Fantesca e via di seguito, e poi della fame da ragazzo che aveva subito dopo l'incidente. Per dire, la gioia di vivere era comunque tale, sempre e comunque, ma certo ovunque. Certo, quindi la carriera ecclesiastica o militare, appunto, che volevano all'inizio per lui, che era stata prevista come il patrizio Matteo Brigadin, non era proprio, non faceva il caso di Giacomo Casanova. Non era proprio la sua. Non era la sua. Ha fatto in tonaca e con la chierica sulla testa, che doveva essere una cosa favolosa, ha fatto una predica nel giorno di San Giuseppe finendo addirittura ubriaco, quindi era già ubriaco, quindi anche il fascino seduttivo che poteva trarre da queste occasioni, che per lui erano sempre soltanto un'occasione per avvicinare qualcuno e qualcuna soprattutto, si è rivelata poi una cosa disastrosa, tant'è vero che ha abbandonato la tonaca molto presto, ma proprio molto presto, per indossare
indossare una divisa tutta fantasiosa, costruita per se stesso, da lui stesso, quindi non ricalcava i canoni di nessunissima divisa, di nessunissimo esercito, di tutti i piccoli principati che c'erano da quel tempo, quindi anche quello una scusa, insomma, un modo per scampare il lunario, per girare di qua di là, per trovare un'occupazione e per sopravvivere anche, pur gioiosamente, perché ci sono stati momenti di Parigi nei quali, come rettore di un lotto all'uso genovese che aveva inventato insieme ai fratelli Calzabigi nel 1759, guadagnava somme da capogiro, ma proprio cose folli. Oggi non ci sono i confronti, ma le sperperava nel giro poi di 2 o 3 mesi, una cosa atroce, andando poi in galera per debiti, quindi una follia, tutto un eccesso. Tutto un eccesso alla sua vita, però è stato uno spirito libero, possiamo concludere così? Non c'è ombra di dubbio, lui quel che pensava diceva, e c'è qualcuno come il principe di Ligne che dice chiaro chiaro, senza mezzi termini, peccato che quello che sapeva veramente bene era quello che lui credeva di non sapere. Bene. Allora, veramente interessante questa narrazione, il libro Casanova e il mio tempo, le collezioni di Bignami, autore, lettore, poeta, musicista Giuseppe Bignami che stiamo ascoltando. Grazie mille per questa opera interessantissima, ma anche per la narrazione. Stanno arrivando i complimenti per la sua esposizione, eccoli qua. Sono molto contento e ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi fino adesso. Molto interessante, grazie. Allora ripeto il libro perché me lo state chiedendo, Casanova e il mio tempo, le collezioni Bignami. Devo correggere, signora, la collezione. Ah, la collezione, scusi, la collezione. Sì, perché questa si riferisce al materiale che ho raccolto su Casanova, che sono circa 500 schede, 15 sezioni, 424 pagine, 200 fotografie di Mauro Davoli, il fotografo di Franco Maria Ricci, insomma è una cosa vera, 1300 note, non so, ecco, una follia, veramente enciclopedia. Alla Casanova, benissimo. È proprio estrema come lui, tale qua. Ecco, hai visto che abbiamo trovato un nesso, benissimo. Le faccio i complimenti. Grazie a lei, complimenti a lei, dottore, grazie, alla prossima. Di nuovo, signora, grazie, alla prossima. Arrivederci.